Ciao a tutti, sono Grizzly, benvenuti in questo video tag. Oggi parliamo di YouTube Stories, 10 anni dalla nascita della piattaforma YouTube. Allora, domanda numero 1: che cos'è per te YouTube? YouTube è stato un modo per trasformare il mio blog decennale, nato a luglio del 2004, in portarlo a un gradino successivo, trasformarlo in un vlog. Quindi in realtà, virtualmente, semplicemente trasformare quello che era testo scritto in dei video. Però in realtà c'è qualcosa di più sotto, perché è stato un modo, per me è un modo comunque di far crescere di nuovo quella che era la mia creatività. In passato facevo moltissime cose con gli amici, facevamo moltissimi cortometraggi, mi dilettavo di regia, mi dilettavo di montaggio video, ed era una passione che era andata lentamente scemando, ma che è ritornata grazie a YouTube. Domanda numero 2: cosa ti ha spinto ad aprire un canale YouTube? Innanzitutto, sicuramente il mio modo di rapportarmi nella rete sociale, nel social, negli ultimi 2 anni in particolar modo. Molte cose sono cambiate con l'avvento di Memi, con la chiusura successiva di Memi, con il mio rapportarmi con i social network, con Facebook, con il mio ritorno su Facebook, anche se con un account particolarmente blindato. Comunque, in generale, l'idea di rimettermi in gioco nell'ambito social, di ritornare a essere più attivo nell'ambito social, ma comunque in generale l'idea di mettermi in gioco. Domanda numero 3: cosa segui? Cosa ti piace vedere su YouTube? Ma mi piace vedere un po' di tutto: i vlog, la cultura, la commedia, l'attualità, le scienze, l'educational. Sono un fruitore molto interessato a moltissime cose. Ci sono alcune cose che non rientrano nel mio campo di interesse, indubbiamente. Certamente non mi interessa il gameplay, perché non sono un videogiocatore, quindi raramente ho ad andare a guardare altre persone che giocano al computer. Questo fa parte ovviamente del mio lavoro, facendo il tecnico informatico, dopo 8 ore passate davanti a un computer, l'ultima cosa che ho voglia di fare è di fare, non so, di rilassarmi facendo un videogioco, stando di nuovo davanti a uno schermo di un computer. Preferisco piuttosto leggere un buon libro. Domanda numero 4: la cosa più bella di YouTube e la cosa più brutta di YouTube? La cosa più bella, indubbiamente, sono i contenuti che mi lasciano sempre sorridere, anche non se si tratta di contenuti, diciamo, comici. Comunque, in generale, mi piace molto trovare tantissimi contenuti sugli argomenti più disparati, spaziare in ogni genere di argomento, e riuscire a trovare video che parlano di ogni genere di argomento. È una cosa che apprezzo tantissimo. La cosa più brutta, sicuramente, è l'app di YouTube, che è pietosa, che funziona malissimo, che ha un sacco di difetti. Così come la cosa più brutta di YouTube in questo periodo è soprattutto l'andamento dei feed, che sono peggiorati fino a complicare il più possibile la vita a noi creatori di contenuti. Cosa vorresti vedere su YouTube? Vorrei vedere dei cambiamenti in positivo, vorrei vedere una piattaforma più a misura di creatore, ma anche più a misura di utente, una piattaforma che diventi una vera e propria piattaforma sociale, integrata con quello che è il social network in genere, non un insieme di piattaforme separate quali YouTube, Facebook, Twitter, eccetera, che più che altro si fanno la guerra fra di loro. Questo mi dispiace moltissimo. Cosa consiglieresti a chi comincia? Quello che ho sempre consigliato anche a chi mi chiedeva se poteva cominciare un blog: ci vuole costanza e in certi casi ci vuole testardaggine, bisogna sapersi mettere in gioco. Io, quando ho cominciato il mio canale YouTube, mi sono voluto mettere in gioco dicendo sin dall'inizio: ok, io voglio prendere un impegno, il mio impegno è quello di pubblicare almeno un video a settimana. E all'inizio è stato anche molto difficile, è stato molto duro arrivare al punto di dire: oh, porca miseria, sta per finire la settimana, devo girare l'altro video. Poi è diventata un'abitudine, è diventata un'abitudine molto piacevole. È arrivato il momento in cui non vedo l'ora che finisca la settimana per poter girare il vlog, non vedo l'ora che arrivino le scadenze per girare gli altri video, e approfitto molto di queste pause, come l'invito a girare questo video tag, per poter un pochettino approfittare e mettermi in gioco, mettermi nuovamente di fronte alla telecamera. Esiste la community di YouTube? In Italia, secondo me, sì, non è diffusa, non è espansa come la community internazionale, di cui ho qualche minima conoscenza perché seguo moltissimo i canali YouTube stranieri. Però sicuramente molte cose stanno cambiando adesso tra piccoli, medi e grandi creatori di contenuti, perché soprattutto
In fondo è anche la cosa positiva delle tante cose negative di YouTube, visto che molte cose non funzionano, adesso sono i creatori di contenuti che devono mettersi insieme e cercare di far funzionare la piattaforma. Quindi secondo me sì, esiste una comunità molto attiva ed è una comunità molto bella di cui sono ben lieto di far parte. Hai conosciuto di persona altri YouTuber? Sì. Vari, una buona parte al Fit Tour, ma ho anche incontrato persone prima e dopo. Com'è stato incontrarli? Sono diversi da come appaiono nei video? Beh, è stato piacevole, è stato anche un po' quello che mi aspettavo fondamentalmente, e qualcuno sì, era diverso, ma non diverso tanto visivamente, quanto come comportamento, questo indubbiamente. Il tuo primo video su YouTube è... Consentitemi di fare una piccola digressione. Se consideriamo YouTube la piattaforma video di Google, allora devo dire che il mio primo video sulla piattaforma video di Google è stato il cortometraggio L'interrogatorio, vi lascio il link sul doobly-doo, che in realtà avevo pubblicato su Google Video alla fine del 2003, anche se per un errore nella titolazione compare sui titoli in dicembre 2004, era comunque dicembre 2003. E il primo video invece caricato su YouTube, che è ancora presente sul mio canale, è un'intervista all'amico Francesco Candelari appena aveva pubblicato il libro La fame delle stelle. Il secondo video, quello successivo, che è invece quello che ha avuto più successo sul mio canale, con oltre 20.000 visualizzazioni, è andato virale non so bene per quale motivo, è un video in cui mostriamo tre finti cellulari Nokia, che sono dei cellulari cinesi. Mostriamo l'accensione e lo spegnimento di questi tre finti cellulari cinesi. E non so come ha avuto un successone. Già appena pubblicato è arrivato a fare il botto, quasi 10.000 visualizzazioni in pochi mesi. Come spieghi cosa fai a qualcuno che non conosce YouTube? E cerco di farglielo vedere, perché è difficile spiegare YouTube a chi non lo conosce, perché certamente YouTube è un po', dal lato del fruitore sembra un po' come una TV on demand, però c'è molto di più di una semplice TV on demand, perché ci sono proprio tantissimi creatori di contenuti, non c'è il filtro di una casa di produzione che decide tu sì e tu no, quindi c'è una marea, c'è un mare magnum, c'è tantissima roba che potrebbe, almeno anche a mio modesto parere, non far parte di YouTube, ma c'è comunque tutto quanto, quindi mi viene difficile spiegarlo, forse è più facile mostrare quello che faccio su YouTube. Ti ispiri a qualcuno su YouTube? Prendi spunto su YouTube per i tuoi video, indubbiamente, anche perché io mi sono ispirato al canadese Matthew Santoro, per prendere proprio lo spunto di aprire il canale YouTube, di diventare uno YouTuber, di creare dei video, di creare dei contenuti che volessero essere simpatici, magari a tratti divertenti, comunque parlando di quella che è la cultura, l'attualità. Ho preso innanzitutto lo spunto da lui, ho preso lo spunto dal grandissimo Corduroy Paco per quanto concerne la location, perché giro i vlog in auto, e sicuramente mi sono... Avendo guardato moltissimi youtuber stranieri nel tempo, mi sono sicuramente ispirato a tantissimi altri youtuber che magari in questo momento, così a pensarci a mente calda, non mi viene in mente nessuno in più, però sicuramente sì, tantissimi. Che progetti hai su YouTube? Che progetti ho? Sicuramente di continuare con il mio format abituale, sicuramente di provare nuovi format, di provare anche un format che riguarda la formazione. Con il lavoro che faccio di volontario di protezione civile, chiamiamolo lavoro, in realtà è appunto il volontariato, però voglio provare a fare una formazione che riguarda la protezione civile, e voglio continuare anche a portare il mio lavoro di tecnico informatico su YouTube. Cosa pensi dei mi piace e non mi piace sotto i video? Un uso corretto da parte degli utenti del mi piace e del non mi piace è sicuramente un feedback importante per noi creatori, così come i commenti, e i consigli, e le considerazioni e le osservazioni. L'uso del non mi piace meccanico, tanto perché si è hater e si vuole mettere un pollice in basso, secondo me lasciano il tempo che trovano. Io so che quando c'è un video che prende quell'uno o due pollici in basso, ma nella media viene apprezzato, i commenti sono di apprezzamento, i pollici in alto sono sicuramente superiori. So che alla fine, in certi casi, come alcuni video in cui l'argomento per esempio era UFO, mi sono preso quei 2-3 pollici in basso, che ovviamente venivano dal classico utente di YouTube che va a cercare dei video di complottisti, non ha trovato il video di complottista, non mi piace.
Ma alla fine, uno o due pollici in basso sono comunque la spinta che mi dice sì, ok, ho colpito nel punto giusto, devo continuare. Come affronti i commenti negativi e le critiche? Li affronto con serenità. Sono molti anni che sono su internet, ho fatto una vaccinazione da 10 anni di blog, quindi sono anche abituato agli hater e ho una filosofia che è il classico Pantarei. Le critiche e i consigli negativi che sono comunque costruttivi, guarda, questa cosa per me è fatta male, potevi farla così, potevi farla cosà, sono sicuramente delle cose in cui tengo a prenderle in considerazione. Gli insulti personali non mi tangono, gli attacchi personali sono cose che non mi tangono, l'abitudine di zittire questi commenti sotto i miei video non mi fanno nulla, ecco. Come ti immagini, come immagini YouTube tra 10 anni? Come immagino YouTube tra 10 anni? Tecnicamente una piattaforma che sarà integrata in centinaia di risoluzioni, dalla TV al tablet, alle periferiche mobili, alle periferiche fisse, eccetera, sicuramente piena di ampia qualità video e di ampi strumenti per la realizzazione di video. Mi immagino quantomeno l'introduzione di differenti licenze per i contenuti dei video, oltre alla licenza di copyright standard e alla licenza Creative Commons Share Alike. Mi immagino comunque che ci sia un'apertura, soprattutto sulle altre licenze Creative Commons, e comunque mi aspetto grandi innovazioni, nonostante si possa essere negativi sul funzionamento di certe parti della piattaforma, sono molto positivo e mi aspetto grandi innovazioni. Come ti immagini tra 10 anni su YouTube? Nel gruppo Sidefield Project aveva pubblicato un fotomontaggio di praticamente una videata di Minecraft con la faccia di un personaggio, e non lo so se immaginarmi così. Comunque, se va avanti così, YouTube ci sarà un porcaio di gameplay sicuramente. Lo trovo una delle parti un pochettino più discutibili di YouTube. Obiettivamente, ripeto, a me il gameplay non piace, quindi è quella parte di YouTube che non seguo. Ma sembra che il mercato stia andando da quella parte, quindi non sono nessuno per bloccare il mercato. Gli ultimi tre canali scoperti. Molto velocemente, Cucina con Didi, Luca, che parlano solo di cucina, anche se soprattutto parla di cucina. La cucina del Trono di Spade è qualcosa di veramente molto bello. Il Dottor Vendetta, che è una pagina di vlog e di curiosità, vi lascio il link in descrizione, che comunque ne parlerò in uno dei miei vlog, dei miei diari di viaggio, con più calma, è un vlogger opinionista che si chiama Giuseppe Silipo, o Silipo, non so come si pronuncia il cognome. Gli ultimi tre video visti, il corto Vasi di Non trovo un username, molto ben fatto, mi è piaciuto. Numero 1 incidenti stradali diretta Italia 2014-2015 dell'utente Torre Road, che seguo da un pezzo, e anche in questo caso avrò un vlog che parla di questa situazione, sono la situazione delle dashcam. E il video interessantissimo Peli pubblici di Yotobi, che mi incuriosisce la strada che ha intenzione di percorrere Karim. Sono veramente molto curioso, nonostante ci sia molto fango gettato su di lui, perché è stato comunque uno degli youtuber storici della comunità YouTube Italia, però mi incuriosisce. Mi dispiace di non poter essere a Torino per vedere questa prima, ma sono molto curioso di sapere che strada farà. E infine, 20, cosa ne pensi dei video tag? Siamo arrivati in fondo. Questa categoria di video tag possono essere molto interessanti, possono essere un modo non solo di interfacciarsi con i propri follower, con i propri utenti, ma possono essere anche un modo di interfacciarsi un po' con il resto della comunità di YouTube. Quindi trovo molti video tag estremamente positivi ed estremamente interessanti. Ragazzi, questa era la mia sequenza di risposte, il mio video tag YouTube Stories per i 10 anni di YouTube.
Ma io sono curioso, se anche voi che state guardando siete dei creatori di contenuti e avete realizzato questo video tag, lasciatemi il link al vostro video sui commenti, oppure se siete interessati ad approfondire la situazione, vi ricordo che sto anche preparando la FAQ per i 300 iscritti, quindi se avete altre domande potete farmele sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene, questo è tutto, spero di non avervi portato via troppo tempo, quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo, se questo vlog, questo tag, video tag vi è piaciuto, di fare pollice in alto e condividerlo con gli amici anche sugli altri social network. Ebbene, ragazzi, grazie a tutti, ciao e ci vediamo alla prossima!